Betty, te lo dico per l'ultima volta, gli unicorni bianchi sono i più potenti. No, non è vero, Candy, quelli neri sono più potenti. I bianchi. I neri. Qui c'è in atto una sfida, meglio non immischiarsi. Melanie! Lasciamo decidere a qualcuno di estraneo. Melanie, secondo te sono più potenti gli unicorni neri o quelli bianchi? Cioè, Melanie sa benissimo quale risposta dare, vero Melanie? Secondo me sono più potenti quelli... Sì? Quelli bicolore! Ma non lo so se esistono unicorni bicolore, cioè, forse esistono, si chiamano zebre. Le zebre non sono degli unicorni, Melanie! No, no, non sto parlando delle zebre. Insomma, immaginate, l'unicorno bianco è potentissimo, ma lo è anche quello nero. E se ci fosse una storia d'amore fra due unicorni e nascesse l'unicorno più potente di tutti? Mica male. No, infatti lo ammetto, ho fantasia la ragazza. Sei tu Gossip Doll? Cosa? No, niente affatto. Mi piace solo inventare storie per i miei fumetti. Dovresti farne uno prima o poi su tutto quello che succede qui a New Doll City. Oppure su di noi, tutte le nostre amiche, le nostre nemiche. Ormai ci hai disegnato quasi tutte. Oh sì, è vero, ricordo benissimo i suoi disegni. Discretamente belli. Dai, ma che dici? Sono bellissimi i disegni di Melanie. Sei gelosa solo perché tu non hai ancora il tuo. Beh, no, infatti, non ho ancora il mio e la cosa mi fa arrabbiare. Non pensavo ci tenessi così tanto, Betty, è che è una cosa complicata se non conosco la persona a cui sto facendo il disegno. Oh, andiamo, che sarà mai disegnare me da grande o solo qualche crisi di identità? Della serie che prima è cattiva, poi è buona, poi veste pastellosa, poi veste tutta nera, insomma non ci capisce. Beh, io credo che la sua essenza sia proprio questa, essere dolce ma anche dura. È amichevole, ma solo con chi vuole lei, altrimenti allontana le persone. Accidenti, ma è una disegnatrice e una psicologa. E non lo sai che gli artisti guardano nell'anima delle persone? Ma davvero? Beh, allora adesso sono ancora più curiosa, Melanie. Ti do l'ordine di disegnarmi. Voglio una versione di me adolescente e deve essere bellissima perché devo portarla a mia madre. A tua madre? Ma tua madre è una famosissima artista nel campo della moda. Betty, ecco, non so se voglio farle vedere un mio disegno. E se invece le piacesse, potrebbe anche chiederti di disegnare qualcosa per la rivista di moda per cui lavora. Oh sì, infatti, sarebbe proprio una bella cosa, Melanie. Andiamo, fallo, non ti costa niente, no? O ti costa? No, no, figurati, ok, allora mi impegnerò al massimo. Però voi due dovrete aiutarmi. Signor sì, signora! Sempre a servizio dell'arte io. Tranquilla, dovrei solo seguire punto per punto le mie direttive. Perfetto, allora cominciamo. Allora, prima di tutto iniziamo dallo sguardo. Hai qualche richiesta in particolare? Che sia molto birichino e poi con le ciglia super folte. Metti mascara sopra, mascara sotto. Trovo che le ciglia siano la cornice dello sguardo. Per quanto riguarda accessori, metti un collarino e degli orecchini. Voglio tanti orecchini, io li adoro. E poi un bel fiocco in testa e una cascata di capelli che pende sul lato. E un giubbotto di pelle, sì, un bellissimo giubbotto di pelle, però fallo corto, ok? Sotto mettici un toppino, uno tipo con la retina. Ok, poi io ci abbinerei una minigonna, che cosa ne dite? Oh sì, mi sembra perfetto e come scarpe vorrei le Buffalo, io sono fissatissima con quelle scarpe. Guarda, piacerebbero tanto anche a me se non fossero così poco frufru. Per quanto riguarda i colori? Allora, i miei capelli sono bianchi e vorrei la predominanza di verde acqua, quella tinta proprio di Tiffany, perché sono comunque una persona dell'alta società e questa cosa si deve vedere. Poi vorrei le ciocche colorate, un po' di viola qua e là, un po' di rosa, perché il rosa ci vuole sempre. Esatto, brava Betty, condivido questa decisione. Comunque la pettinatura così mi piace, ti dà quel tocco anni 80. Sì, infatti, che sono poi gli anni della ribellione. Esatto, gli anni 80 mi calzano a pennello. Oh, visto che hai messo una spilla d'unicorno bianco. Lo vuoi nero? No, lasciamola così. Come borsa... Oh, mi piace quella che stai disegnando.
Sì, ti piacciono i gatti, Betty? Non lo so, ma mi è venuta in mente questa. Sì, mi piacciono, perfetto. Poi mettici anche una console portatile perché mi piacciono i videogiochi. Come frase, sorry, no sorry, e poi la mia firma. È bellissima, vero? Caspita, Melanie, effettivamente è proprio bella! Bravissima! Grazie ragazze, wow, Betty, sono così contenta che ti piaccia, credevo di non riuscire ad accontentarti. Ma stai scherzando? Mi piace tutto e guarda che outfit! Oh, anzi, sai cosa? È talmente bella che non mi interessa se non piacerà a mia mamma. E come mai? Perché piace a me! Questa sono proprio io e vorrò essere io da grande. Oh sì, giorno dopo giorno dopo giorno io lotterò per diventare questa persona! Oh, ok, Betty, mi sembra una bella cosa. Aspettate qui, vado a chiamare Jace. Chi è Jace? Il suo migliore amico. Allora, Betty, cos'è questa cosa strabiliante che devi farmi vedere? Si trova proprio su questo schermo, però preparati, eh? Soprattutto sappi che se non dovesse piacerti non mi porterebbe proprio. Ok, quindi posso essere del tutto sincero? Certo, puoi anche dire che fa schifo per quanto mi riguarda. Preferirei di no. Candy, forza! Facciamo vedere a Jace il disegno più strabiliante del mondo. Jace, vuoi muoverti? Allora ti piace o no? Chissà se ha capito che si tratta di Betty da grande. Ecco, sei bella. Dovresti focalizzarti sul tratto dell'artista, le cose che c'entra, poi chi ti dice che quella sia io? Beh, l'artista ha reso perfettamente il tuo sguardo, Betty, forte e fragile. Gradirei solo che la gonna fosse un po' più corta. Ma nemmeno per sogno! Oh, ma che romantico! Non è romantico, Melanie. Jace è solo estremamente sincero. Sì, infatti tu devi essere la disegnatrice. Complimenti, Melanie, per aver saputo cogliere l'essenza di Betty. Spesso è incompresa. Sì, infatti. Ma gli artisti comprendono tutto ed anche di più, anche quello che non c'è più. Candy, fra poco andiamo a prendere un bel gelato, ok? Ok, inizio ad andare. Comunque ti ringrazio, Jace, davvero. Grazie a te, Melanie, ora corro a farlo vedere a casa. E grazie anche a voi, Glitters, per aver guardato questo video. Visto che ce lo chiedete sempre in tantissimi, questi disegni sono realizzati su iPad con l'applicazione Procreate. Fatemi sapere cosa ne pensate voi del disegno di Betty, io spero tantissimo che vi piaccia. Mettete un bel pollice in su e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!